Ciao ragazzi, ai lettori di Gossip.it, un bacio grande. Benedetta Mazza, 28 anni, è reduce dall'avventura in Rai con Tale quale show. La bionda ha mostrato di avere anche delle doti canore. È stata una soddisfazione incredibile, molto impegnativo, però l'ho desiderato talmente tanto e siccome purtroppo il mio lavoro è fatto di periodi in cui non si lavora, è periodi in cui in realtà c'è fin troppo da lavorare tutta la vita questo. No, lavorare è una cosa stupenda, quindi meno male. Abbiamo visto anche delle doti canore che non sapevamo tu avessi. Ma in realtà io ho sempre adorato cantare, però non, ovviamente non è la mia professione, a differenza magari di altri che nel programma lo fanno proprio come mestiere, per così dire. Però mi sono impegnata e secondo me me la sono cavata in modo abbastanza dignitoso, diciamo così. Senti, che momento è della tua vita? È un momento bello, perché comunque quando sto raccogliendo i frutti di anni comunque di più difficili, quindi devo dire che sono molto contenta, è un buon periodo, non ho aspettative, però va tutto bene, quindi questa è la cosa più importante. Ti sei tornata a Roma fissa oppure solo un periodo? Io vorrei rimanere a Roma, devo dire la verità, perché comunque facendo questo lavoro o stai a Roma, cioè o sei romana o sei milanese, perché io sono di Parma, quindi sono un attimo decentrata in qualche modo. E lavoro permettendo, spero che Roma diventi la mia città a tutti gli effetti, quindi io ho messo in preventivo un anno sicuramente, poi vediamo che cosa succede. Dopo la relazione con Matteo Branciamore, il calciatore Daniel Pablo Svaldo ora è single. Il cuore non sta battendo, in questo senso è morto, no, in senso buono ovviamente, perché sono talmente presa dalle mie cose. Io sono sempre, cioè io sono una da fidanzato, però è per la prima volta nella mia vita in cui assaporo appieno la mia libertà e sto molto bene con me stessa, merito anche del lavoro, devo dire la verità, quindi in realtà non. Poi quando è così di solito arriva anche l'amore, quando uno non se l'aspetta, però in questo momento è un cefalogramma piatto proprio. Senti, come deve essere quest'uomo ideale? È una persona innanzitutto per bene, quindi che abbia dei valori, che sono i miei, quindi la famiglia, che abbia il valore, deve essere un uomo generoso ed educato e molto rispettoso soprattutto, è la cosa più difficile da trovare.